collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Ed eccoci qua, buongiorno, siamo in distribuzione automatica come ogni mattina al vostro servizio con tanta bella musica, tanta bella informazione e curiosità. Ragazzi, oggi cucineremo insieme perché da mezzogiorno ci sarà una bella sorpresa, avremo la nostra Cocò, la nostra Monica ai fornelli perché oggi è San Martino, 11 di novembre. E c'è questa tradizione detta da lei che bisogna fare i gnocchi di patate, pertanto lei ce li cucinerà e ovviamente se li mangerà lei perché è a casa sua, ma magari ce li faremo tenere da parte. Intanto salutiamo tutti coloro che sono collegati alla pagina Facebook Nima Radio TV e tutti i gruppi che ci supportano, ma anche gli amici di Radio Nova, 94.3 è la frequenza, www.radionova.it. Sul loro sito internet. Andiamo in musica, partiamo con Baciarti a mezzanotte, visto che questo video è girato a Parma e poi ci collegheremo proprio a Casa Gelati in quei di Parma. A tra poco, vamos! Dice all'indomani tu sei pazzo, coi tuoi comportamenti da ragazzo. Da un'ora mi ero appena addormentata ed improvviso tu mi hai risvegliata. Però poi ti confesso che mi va il meccanismo di felicità. Baciarti a mezzanotte è quello che ci vuole, lì conta il sentimento, non servono le parole. Guardarti mentre dormi, la testa sul cuscino, è un po' di paradiso l'averti a me vicino. Ti sveglio a mezzanotte, un po' mi fai l'offesa, sussurri poi domani, ma non mi va l'attesa. Baciarti a mezzanotte, non dire amor di no, poi stanco sul tuo seno mi riaddormenterò. Il pendolo fa i 12 rintocchi, ci sembra dir non farle un po' da sciocchi, è diventato ormai una mania, a mezzanotte io ti voglio mia. È la stagione della gioventù che passa in fretta e non ritorna più. Baciarti a mezzanotte è quello che ci vuole, lì conta il sentimento, non servono le parole. Guardarti mentre dormi, la testa sul cuscino, è un po' di paradiso l'averti a me vicino. Ti sveglio a mezzanotte, un po' mi fai l'offesa, sussurri poi domani, ma non mi va l'attesa. Baciarti a mezzanotte, non dire amor di no, poi stanco sul tuo seno, mi riaddormenterò. Fai l'offesa, sussurri poi domani, ma non mi va l'attesa. Baciarti a mezzanotte, non dire amor di no, poi stanco sul tuo seno, mi riaddormenterò. Baciarti a mezzanotte, non dire amor di no, poi stanco sul tuo seno, mi riaddormenterò. E
voilà ragazzi, tanta curiosità. Intanto saluto l'amica Viola di Alba Adriatica che mi ha telefonato ed è molto curiosa di vedere la nostra Monica nei panni di massaia, ha detto. Beh, ci sta. Intanto saluto Domenico Dardano, buongiorno e buona giornata, caro Domenico. Mi fa piacere che sei tornato all'ascolto del Nima Show e saluto anche la stessa Monica che si sta preparando. Buongiorno Nicola e a tutti buon San Martino. Ti sei fregata da sola con questo discorso qua degli gnocchi, ma saranno buoni, ma non sarà che io non l'ho mai vista nei panni da resdora, come si suol dire, ma sicuramente farà degli gnocchi fantastici. Andiamo subito in musica, accontentiamo l'amica Viola che ha richiesto una canzone di Anna Maria Allegretti, arriva Libera e la dedica a tutte le telespettatrici, telespettatori, l'orchestra Nicola Marchese e tutti gli amici del Nima Show Live. Eccola qua. Tempesta
libera, libera e finalmente, no che finalmente, speriamo di essere liberi prima possibile perché sinceramente in questa situazione non se ne può più e tra l'altro cerchiamo di stare attenti. Ho letto su Facebook che il nostro governatore, il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sta valutando insomma la situazione come si deve prima di andare in zona arancione o zona rossa, addirittura ulteriori controlli con eventuali contravvenzioni, multe per chi non segue le regole. Direi che questa è l'ultima spiaggia, amici cari, se ci state ascoltando e non vogliamo andare in ulteriore lockdown, pensiamoci bene, rispettiamo le regole e cerchiamo di seguire quello che va fatto in modo da non chiuderci totalmente come è stato a marzo. Ne approfitto per salutare l'amica Roberta Bertinelli. Buongiorno carissimo Nicola, buon mercoledì e buon San Martino, ti abbracciamo fortemente Roberta e Riccardo. Cara Roberta, caro Riccardo, visto che abitate a Parma, rimanete sintonizzati perché adesso ci collegheremo verso il mezzogiorno con la nostra Monica per fare gli gnocchi insieme. Visto che abitate lì in zona, approfittatene, andate a trovarla, così dopo mangiate due gnocchi insieme a lei. Ospiti, cara Monica, andiamo in musica e dedico questa bella canzone a tutti voi. Il tempo passa, effettivamente sono passati 8 mesi e noi siamo ancora qua. E siamo ancora qua, come diceva il grande Vasco Rossi, ma prima o poi se ne andrà via dalle scatole sto Covid. Dai. Che non vuoi capire che è tempo di cambiare, dai salta su quel treno che poi non ritornerà. Ma come riesci a stare lì ferma ad aspettare, sperando che qualcuno alla tua porta busserà? Lo so che nel tuo cuore c'è un grande desiderio, non far finta di niente e se ti darai da fare un altro amore arriverà. E passa il tempo, non può aspettare, il tempo passa in fretta e non tornerà. E passa come un'onda qui nel tuo cuore, lasciati andare che cosa succederà? Veloce come un treno che se ne va. Il tempo passa ma l'amore non passerà. Quando ti ha tradita, ti sembrerà finita, la vita ti ha delusa come non lo ha fatto mai. Non starci più a pensare, lo devi cancellare, l'amore ti dà sempre un'altra possibilità. Ed ora all'improvviso rivedo il tuo sorriso, non è mai troppo tardi e se ti darai da fare un altro amore arriverà. E passa il tempo, non può aspettare, il tempo passa in fretta e non tornerà. E passa come un'onda qui nel tuo cuore, lasciati andare che cosa succederà? Veloce come un treno che se ne va. Il tempo passa ma l'amore non passerà.
succederà. Come un treno che se ne va. Il tempo passa ma l'amore non passerà. Veloce come un treno che se ne va. Il tempo passa ma l'amore non passerà. Il tempo passa ma l'amore non passerà. Zan zan, adesso andiamo in pubblicità, cosa dite? Ci sta un po' di pubblicità? No, ancora no. Ne approfitto per salutare gli amici che ci stanno seguendo sul gruppo L'Intrattenimento Chiede Tutele, che è il vecchio gruppo Apriamo le Sale da Ballo. Dovevamo essere in contatto con Roma, con l'amico Andrea Lorusso, ma questa settimana non ci riusciamo per suoi impegni, ma rimandiamo tutto alla settimana prossima, così ci aggiornerà un po' sulla situazione, come sta andando. E ne approfitto e saluto gli amici del gruppo In Intrattenimento Chiede Tutele, Susanna Nuti e Stefano Fieni, che hanno salutato a loro volta. Andiamo con una bella... No, andiamo in pubblicità. Eccolo qua che arriva, il nostro spot. A fra poco. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Bertolini Abbigliamento, liquida e chiude, sconti fino al 70%, abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale, aperto anche la domenica. Lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia, via Gramsci 21/B, telefono 0522 8736 59. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. E voilà, siamo rientrati, ne approfitto per salutare il mio amico Bertolini Abbigliamento, ricordatevelo, in liquidazione, strepitosi prezzi su tutta la merce, approfittatene, ne ho approfittato anch'io e ve lo garantisco. Andiamo avanti e vi voglio ricordare un appuntamento, quello di domenica 15 di novembre. Sappiamo che intorno al 15 si deciderà se andare avanti in questa situazione oppure ci sarà un ulteriore lockdown. Noi intanto godiamoci questa domenica e poi per le prossime solo Dio lo sa. Intanto saluto l'amico Vito Magagnotti. Ciao Nicola, mi metti per piacere una canzone di Pietro Galassi. Complimenti per la trasmissione. Grazie Vito, ti accontento tra poco. Anzi, facciamo una cosa, prima della pubblicità di domenica vado subito con Pietro Galassi. Mi fa piacere accontentare le richieste al volo e arriva, guarda, ti accontento col suo ultimo singolo, Now We Are Free, Arena, eccolo qua, direttamente dal Cinecittà World di Roma.
E voilà, Arena, fantastico questo brano e mi ringrazio ancora una volta Vito, grazie di cuore Nicola, grazie a te Vito, continua a guardarci, tra poco ne vedremo delle belle, anzi vi do un'anticipazione perché mi è stata mandata una foto dal backstage della cucina di Casa Gelati, guardate qui la nostra Monica pronta con tanto di schiacciapatate alla mano. Ma chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Buongiorno Nicola, il nostro Rodolfo. Oramai piacevole consuetudine passare un'ora in compagnia della bella musica che ci regali. Ciao a tutti. Guarda, se la vuoi passare ancora più comodamente, te l'avrò già detto, ma io lo ripeto anche agli amici che mi stanno seguendo. Se, visto che qualcuno, se siete a casa e qualcuno di voi ha la connessione del wifi in casa con a disposizione una smart TV, non dovete fare altro che scaricare l'applicazione sulla vostra televisione Facebook Watch e automaticamente quando arriva la notifica della diretta nel Nima Show Live sulla pagina Nima Radio TV, cliccate il simbolino della televisione che vi salta fuori in alto a destra e la mandate direttamente sulla televisione, così voi vi sedete sul divano come sta facendo il mio amico Antonio Albano di Parma, che ci guarda sul 50 pollici. Rimani collegato caro Antonio perché tra poco entreremo in Casa Gelati dalla nostra Monica e magari ti prepareremo due gnocchi anche per te. Adesso voglio salutare un'amica che ho sentito per telefono, la mia amica Barbara Bortesi. Mi raccomando, nulla di grave, un po' di raffreddore, ma tutelati, stai a casa tranquillamente e io ti dedico questa bella canzone dal titolo L'Equilibrista. Dopodiché andremo in pubblicità con l'appuntamento di domenica all'antica tenuta Santa Teresa. Pensieri miei, povero
cuore, davo tutto il bene, davo un po' di me. Ho speso parole e invano questo amore, per chi come me costretto a mendicare. Ed in cambio ho avuto tanto male, tanto, tanto. Troppo male, troppo male, l'equilibrista. E voilà, l'equilibrista dedicatissimo all'amica Barbara Bortesi. Qua andiamo avanti, volevo appunto parlarvi dell'appuntamento di domenica, i pranzi della domenica, 15 di novembre, cerchiamo di farlo perché dopo non si sa. Antica tenuta Santa Teresa, in quei di Parma, strada Beneceto 26, 348 24 91 140, 0521 46 25 78. Ovviamente musica d'ascolto con Nicola Marchese, Maio e Monica. Il menù, bis di tortelli, erbetta e patate, di tortelli d'erbetta e patate, medaglione di vitello con porcini, panna cotta e frutti di bosco, acqua, vino e caffè. 30 euro compreso lo spettacolo. Mi raccomando, numerosi, numerosi, così passiamo insieme questa bella domenica. Come abbiamo fatto domenica scorsa, ci divertiremo e vi canteremo tante belle canzoni. Il nostro Maio ve la suonerà con la fisarmonica. Allora, sono le 11.52, abbiamo ancora un po' di tempo prima di collegarci con Casa Gelati per vedere un po' le mani in pasta. Oggi si fanno gli gnocchi e arriva subito una canzone della nostra Monica, perché intanto sappiamo che canta bene. Poi vedremo come farà gli gnocchi, perché io qualche dubbio ce l'ho. Adesso comunque andiamo avanti con la musica. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me life, our promises and what a dream. Speak a language of love like you know what it means. Oh, I can be wrong. Take my heart and make it stronger, babe. You're simply the best. In your eyes I see the stars of every night and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm in your arms, I could be is no better place. You're so pretty. Everyone you say to support.
semplicemente la migliore, scopriremo se lo sarà anche in cucina, ma qua arriva anche la concorrenza, cara Cocò, e tra poco mi collegherò con te, ma da San Polo Denza arriva una foto del nostro Maio, già ai fornelli, anche lui con un tanto di pasta alle vongole, spaghetti alle vongole, aspetta che leggo il messaggio, anche a casa Maio non si scherza, spaghetti alle vongole, ciao! Maio, attacca Skype che tra poco mi collego anche con te, così facciamo una gara. Fantastico, stamattina è partita così. Dai, ci sentiamo estiva, suonata dal nostro Maio, ovviamente ci sarà anche lui con noi domenica all'Antica Torre Santa Teresa di Parma e tra poco, dopo la pubblicità, saremo in collegamento con la nostra Cocò. Vamos! Estiva, vamos! Saluto anche gli abbonati in prima fila che hanno pagato il canone NIMA. Eccolo. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e del suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140.
Bertolini Abbigliamento, liquida e chiude. Sconti fino al 70%. Abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale. Aperto anche la domenica. Lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia. Via Gramsci 21-B, telefono 0522 873659. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua amici, scusate l'inghippo, invece di mandare la pubblicità ho mandato in onda la sigla, ma siamo qua. Shh, piano piano, andiamo. Io simply the best, ma cosa better succede? Than ma, all the rest. Ma chi è? Oh, chi è? Chi you è? Better than anyone. Ma cosa anyone stai? Coco! Coco! Ciao! Fa? Sei in onda! Sei in onda! Cosa stai facendo? Guarda te! Sei riuscito a entrare anche qua, nella mia cucina. Sai che io non te lascio in pace, lo sai che... Ma altro, sì. Altro che Antonella Clerici, ma chi è la Clerici, ragazzi? Chi è? Allora, spiegami un po' con questa tradizione, io sono molto curioso. È molto semplice, è una tradizione secondo me che viene un po' dalla campagna, perché mia nonna era della campagna di Parma, no? Sì. E quindi lei mi ha sempre detto, ma ci teneva veramente tanto a questa cosa qua, diceva, guarda, il giorno di San Martino porta bene fare un po' di gnocchi, anche pochini, però bisogna mettersi lì e farli. E allora, tutte le volte magari noi ci dimenticavamo, no? Anche con i miei cugini, mia mamma, così. Allora lei ci telefonava puntualmente e diceva, vi state facendo i gnocchi? Avete preso le patate? Allora, insomma, dai, in memoria sua. Ecco, diciamo che il giorno 11 di novembre, che alla fine sarà solo quello, no? Che ti metti lì e fai... Ma non è vero, a parte che ne faccio tanti e poi dopo ma dai che scherzolo, sai che mi piace prenderti in giro. Mi piace farli perché comunque è molto semplice, dai, fare i gnocchi non è che ci vuole tanto ingegno, certo, un po' di patate, certo. Poi chi vuole ci mette l'uovo, altrimenti anche solo con la farina e si fanno, è la cosa più semplice che ci sia. Intanto ne approfitto per salutare l'amica Nevina D'Angelo, amica del Lido, del Dancing Lido di San Polo Denza, e dice come ci mancano questi bellissimi momenti, ovviamente riferito alla musica, certo. Al ballo. E poi Maria Rosa D'Amato che dice bello, bello, grazie, bello per me, sarà inteso. Grazie carissima. Va bene, allora diciamo che tu ti sei già preparata l'impasto, ma l'hai preparato stamattina, sì, sì. O l'hai già preparato ieri? Ma no, tutto stamattina, fresco, ma anche perché l'impasto non è un impasto, cioè praticamente devi fare lessare solamente le patate, poi una esatto. Volta che hai le patate lessate ti metti lì e amalgami il tutto, insomma. Adesso sono nella fase più bella, quella che mi piace di più. Sì? Che praticamente li taglio tutti a chicche, cioè come okay. Le chicche della nonna, e poi le passo nella forchetta, vedi? Sì. Perché mi piace darci quello spessorino che poi è molto buono con il sugo, no? Se li fai ad esempio con il ragù, perché assorbono, perché cioè, assorbono di più il più. Sugo, ovviamente. Sì, sì, perché ci fai queste righine. Torna il famosissimo ragù di Chianina, era un po' che non ne parlavamo. Vabbè, ma ragù di tutti i tipi, dai, è buono. Va bene, va bene. Pensa che doveva essere in collegamento con me l'amico Andrea Lorusso, se ci fosse stato lui potevi fare, che ne so, una matriciana, ecco. Sì, gnocchi magari. Alla matriciana, anche se la sua morte sono i bucatini. Va bene, andiamo subito sì. In musica, intanto la nostra Cocò continua con... Io, vabbè, ho l'acquolina in bocca, non riesco a parlare dalla fame che se mi se vuoi fare un salto qua... non riesco purtroppo, ho un'altra trasmissione dopo da fare, anzi ti collegherai ovviamente a gnocchi mangiati, perché non penso che sarai ancora lì tra due ore a farlo. Guarda, poi infatti, poi tra l'altro...
Io appena li faccio li magno, non è che sto aspettando, ne tengo un po' stasera per Pietro, però certo. Io appena beh, li allora, me li mangio. Andare alle 12.30 riusciremo a vedere anche la fase di magnata praticamente. Ah sì, volentieri. Ok, ti dedico una canzone, arriva Daniela Cavanna, in questo caso non sono gnocchi, ma sono cannelloni mambo, eccola qua. Ah, buoni anche quelli. Esatto. Cannelloni mambo. Cuore, una canzone che porta il buon umore, si infila nella testa e non si stacca più. Prendi 100 grammi di farina fresca, aggiungi 100 grammi di follia, mescolare tutto quanto basta, questa è la ricetta di mia zia. Lasciatemi lo spazio, lasciatemi provare, lasciatemi lo spazio, è ora di ballare. Cannelloni mambo. Dai cuore, lascia andare via malinconia e tristezza, fra musica e forchetta è qui la verità. Prendi 100 grammi di farina fresca, aggiungi 100 grammi di follia, mescolare tutto quanto basta, questa è la ricetta di mia zia. Lasciatemi lo spazio, lasciatemi provare, lasciatemi lo spazio, è ora di ballare. Cannelloni mambo. Voilà, siamo rientrati, intanto continua tu a impastare e vedo collegata in questo momento la nostra amica Barbara Bortesi. Cara Barbara, se vuoi un piatto di gnocchi non c'è problema, vero? Ti aspetto Barbara, se ti fidi. Ma il sugo che cosa hai preparato? Cosa prevede dopo? Ma guarda, a me piacciono anche in bianco con un po' di olio e formaggio, però il sugo secondo me la morte loro sono il ragù, come ti dicevo prima, di carne, oppure okay. Anche semplicemente pomodoro e basilico, che è molto buono, perché se tu metti poi... Perché sai, comunque gli gnocchi sono buoni, sanno di patata, ma non è che hanno quel sapore proprio forte, no? Esatto. Quindi anche se tu ci metti un sugo abbastanza tranquillo, nel senso, insomma, non troppo saporito... Certo. Va bene, però va bene. Insomma, tra l'altro, il ragù, dagli amici, secondo me gli dà più valore. Gli dagli dà più amici di Panocchia, la solita festa sul prato, e c'erano anche, secondo me, quest'estate quando siamo andati il 10 di agosto, di solito fanno gli gnocchi al gorgonzola e sono la fine guarda, del mondo. Ti giuro che se ce l'avessi avuto in casa stamattina... Le avrei mangiati così. Allora, aspetta un attimo che facciamo una richiesta al volo. Intanto arriva un messaggio. Ciao Nicole e Monica, devo fare i complimenti a Monica per la destrezza con cui preparare gli gnocchi. Oltre che essere una brava cantante, si riscopre anche brava
in cucina, l'amico Antonio Albano da Parma. No, fa una cosa. Grazie, Antonio, visto che sei all'ascolto, vai al supermercato, compra un pacco di gorgonzola e portalo a casa alla nostra Monica, così prepara. Prepara il suo, e poi ovviamente lo ospiterai. È un piatto. Sì. Il gorgonzola, ma quello con la goccia, mi piace, quello con la goccia. Quello con la goccia, dopo facciamo pubblicità, se c'è la goccia, basta. No, beh, quello bello morbido e dolce. Ah, va bene, fa anche pure la difficile, ma pensa a te. Andiamo in musica e prepariamo incessantemente altri gnocchi, perché quest'oggi a casa Gelati, viva gli gnocchi. Ah, un vassoio, guarda che bello, un vassoio già fatto. Fammi vedere. Adesso più da vicino. Alza adesso su. Faccio il secondo. Alza un po'. Ah, oh, che bello, fantastico. E adesso preparo il secondo. Ascolta, ma mi viene un dubbio, congelandoli, non è che poi dopo buttano fuori acqua quando li scongeli? No, e se tu li lasci lì così fuori, ok. Infatti appena si fanno o li mangi subito, li butti nell'acqua e li mangi, altrimenti sai cosa faccio io? Preparo i vassoi, li metto così freschi, li metto nei cassetti del freezer. Una volta che sono tutti induriti, in pratica, ritiro il vassoio e li spezzetto, perché sono tutti duri, li metto nei sacchettini. Poi dopo durano, perfetto. Andiamo con la musica e arriva incessantemente, dopodiché parleremo anche di questo grembiule leopardato, perché è qualcosa... a me piace avere stile anche quando cucino. Hai capito, vabbè, adesso arriva la canzone intanto. Me l'hanno regalato delle mie amiche anni fa per Natale. Incessantemente, andiamo con la musica. Incessantemente sei nella mia mente, prepotentemente, dentro in ogni istante, insistentemente. Sei nell'aria l'universo che si espande, un fuoco che si accende. Incessantemente io ti porto dove tutto è quasi niente, come un'anima che danza ma non sente. Ci nasconderemo dove la realtà non ci troverà. Incessantemente incessantemente sai parlare, ma in un modo differente. Quando il viaggio poi diventerà estenuante, di un volo mio radente tu mi prenderai, mi soccorrerai. Incessantemente sei in ogni mia follia, ma sei dovunque sei, in ogni fantasia, ma sei dovunque sei, nel corpo e nella mente, per sempre resterai incessantemente. L'isola sei tu.
incessantemente tu. E adesso ci sei tu. Incessantemente tu. E adesso ci sei tu. Incessantemente. E voilà, incessantemente qua si continua a cucinare. Intanto la nostra Monica fa la, come si dovesse dire, la foieda, no? No, però c'è anche chi invece ha già mangiato e sono al telefono con il nostro Maio. Buongiorno Maio. Buongiorno a tutti. Allora, mi hai mandato la foto degli spaghetti alle vongole. Visto che noi comunque abitiamo anche più anche vicino, un piatto potevi portarlo in studio, eh? Veniva freddo lì, dai. Ah, allora la prossima volta me lo cucini direttamente qui da me. Anzi, sì, sì. Come stai, Maio? Tutto bene? Sì, tutto ok, tutto ok. Vuoi fare i complimenti alla nostra Monica? Ciao Maio! Ciao Monica per i gnocchi, eh! Adesso bisogna che facciamo una sfida io e te. Ecco. Ai parletti parlettini, eh! Comunque, tu sei specializzato sul pesce, vero? Il tuo forte sì, è il pesce. Sì. Adesso la nostra... io no, sul pesce no. Beh, pensa che proprio ieri sono sì? andato a Sorrento a prendere le vongole. Ma che balla! A Sorrento sarai andato alla sì, ma non si può dire perché poi diventa pubblicità. Che dire, erano buone, ma la tua assistente. Sì. La tua assistente ha gradito il piatto, Maio? E poi semplicissimi, guarda, aglio, olio, prezzemolo e vongole, basta. Aglio, olio, prezzemolo e finocchio. Di solito era, anch'io. Di solito era il rito scaramantico. Aglio, olio, sì, prezzemolo sì. e finocchio. Va bene, dai, grazie. Ci organizziamo per una sfida allora. Sì, sì, ok. Quando vuoi. Allora, non ti posso dire neanche buon appetito perché hai già mangiato. Buon appetito, buona digestione a sto punto, va bene? Beh, sono a metà, dai. Ah, cosa se c'è? Manca il secondo. E cosa c'è? Cosa c'è di secondo? Ah, di secondo abbiamo sempre il pesce, sgombero, cappuccio. Allora, aspetta un attimo, perché lo sgombero è quello delle cantine. Lo sgombro sì. tu hai preso, lo sgombro. No, perché non hai capito, perché io sgombero tutto, no? Ah, esatto. Poi a San Martino si fa il trasloco. Va bene, ciao Maio, un bacione, saluta la Patti, ciao. Ciao. Fantastico. Vedi Nicola, non era neanche sbagliato, lo sgombero ci sta a San Martino, si fanno i traslochi per esatto, è vero che c'era questa usanza. Andiamo ancora in musica e arriva Maria Grazia Pasi, cara Cocò, che è ricciolona sì. come te con sì. Mi tierra mi gente. Oh, bello.
passione gitana. Voilà, eccoci qua, siamo rientrati, mi terra, mi gente, mi gnocchi, mi spaghetti alle vongole. Allora, che piatto porterai in gara a sto punto con il nostro Maio? Quale altra specialità ti viene bene? Ah, non lo so, guarda, dovremmo vedere un po'. Pensaci, perché io pensaci. Non è che sono molto ferrata, io mi piace fare ad esempio i secondi, la carne, ecco, mi piace fare le bistecchine alla pizzaiola, quelle cose lì, sfiziose, ma niente di che. Ok, allora faremo una volta, adesso ci organizziamo e verremo direttamente nella tua cucina con anche Maio. Dopo faremo di conseguenza, dai. È arrivato il momento di salutare, Cocò. Intanto ti ringrazio, tu continua. Diamo l'appuntamento tra poco sul canale 78. Continuerai a fare gnocchi? Certo. Dai, così. Sì, perché guarda, ho ancora questa qua da fare e poi ho ancora una patata. Quindi li finisco, dai. Oggi si va di patate, ragazzi, rimanete sintonizzati e io vi saluto con questo brano dal titolo Ginevra, non ridere, perché devi ridere. Ginevra, mi amor, ovviamente dell'orchestra Massimo Budriesi. Ciao Cocò, a tra poco, ciao a tutti. A tutti. Salutiamo gli amici di Radio Nova 94.3 e tutti quelli che si sono collegati su Nima Radio TV. Bye bye, a tra poco. Ciao.
in collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.